Il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Umberto D'Annunzis ha inviato una lettera al ministro dei trasporti Paola De Micheli per sollecitare idonee soluzioni al fine di alleviare il traffico che si crea sul tratto abruzzese della A14 a causa dei restringimenti di corsia. D'Annunzis, nella nota, chiede di attuare utili iniziative al fine di ridurre i disagi che si protraggono da svariati mesi a causa del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Avellino sulle corsie di marcia insistenti su viadotti presenti in entrambe le direzioni, oltre che di rallentamenti dovuti ai cantieri per lavori in corso. Tale problematica, osserva ancora il sottosegretario D'Annunzis, potrebbe avere evidenti ripercussioni negative sull'economia della nostra regione, già provata dalle conseguenze della pandemia. Un fondo complessivo di oltre 94 milioni destinati alla ristrutturazione dell'ospedale di Penne per 12 milioni e mezzo di euro e la costruzione del nuovo ospedale di Teramo per 81 milioni e mezzo di euro. È stata trasmessa la convenzione firmata nelle scorse settimane tra la Regione e il Ministero della Salute per i primi interventi del programma di edilizia sanitaria che sta portando avanti il governo regionale. Lo annuncia l'assessore alla salute Nicoletta Veri, precisando come nel caso del presidio ospedaliero di Penne il finanziamento è già interamente disponibile, mentre quello per il nosocomio teramano è suddiviso in quote annue fino al 2024. Questa prima tranche fa riferimento al Fondo Nazionale, con il quale il 7 agosto 2019 il Ministero ha autorizzato gli interventi su Teramo e Penne. A questi si aggiungono i 229 milioni di euro dell'ex articolo 20, che consentiranno di procedere alla costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano, Vasto e Lanciano, che da tempo presentano carenze infrastrutturali, la cui soluzione non può più essere rinviata. L'Abruzzo è tra le regioni che aderiscono al progetto nazionale Riparti con l'Export, inserito nel patto per l'Export promosso dal Ministero degli Affari Esteri. Proprio all'interno delle iniziative volte a far ripartire l'export italiano, ANPAL Servizi e ICE Agenzia per la Promozione all'Estero hanno sottoscritto un'intesa che prevede la realizzazione in Abruzzo e in altre regioni di un corso di formazione per i percettori del reddito di cittadinanza in grado di creare competenza nel settore dell'export. L'adesione formale del progetto è stata presentata dall'assessore alle politiche del lavoro Piero Fioretti e il Dipartimento Lavoro gestirà tutta la fase preparatoria e non solo del progetto di riqualificazione professionale. È essenziale, ha detto Fioretti, portare sul territorio iniziative concrete per far ripartire l'economia nazionale e regionale. L'iniziativa avviata da ANPAL e ICE ci è sembrata subito interessante, soprattutto perché guarda ad un settore dell'economia come quello dell'export, che in Abruzzo ha sempre mostrato una certa vivacità testimoniata da numeri da primato. Assegnati attrezzature e mezzi per attività di protezione civile in comodato d'uso gratuito ad organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale elenco territoriale in regime di convenzione con la Regione Abruzzo. Approvati i criteri e le modalità per la dislocazione degli automezzi e l'attrezzatura di protezione civile regionale per ambiti provinciali. È stata anche approvata la riprogrammazione di risorse derivanti da fondi FSC 2000-2006, PAR FSC 2007-2013 e Patto per il Sud FSC Abruzzo 2014-2020 in favore dell'emergenza Covid-19 in riferimento alla legge regionale numero 10 del 2020 che dispone il finanziamento delle borse di studio per l'anno accademico 2019-2020. Le borse sono in favore degli studenti utilmente inseriti nelle rispettive graduatorie di reddito merito delle aziende per il diritto allo studio universitario di Teramo, L'Aquila e Chieti Pescara. Su proposta dell'assessore al sociale Piero Fioretti, la Giunta ha approvato la programmazione degli interventi contro la violenza sulle donne ed il percorso di sicurezza per eventuali nuove accoglienze di donne e minori in case rifugio durante l'emergenza sanitaria, da attuare con risorse economiche di oltre 700.000 euro assegnate alla Regione Abruzzo con il DPCM 4 dicembre 2019. Il finanziamento è così articolato: 473.293 euro per finanziamento di centri antiviolenza e case rifugio, anche con risorse regionali di 82.579 euro disponibili ai sensi della legge regionale 31 del 2006, 245.000 euro per il finanziamento delle seguenti linee di intervento: rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati con interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza
in funzione dell'attuale stato di emergenza, interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato una nuova convenzione per estendere l'incarico del servizio affidato ad ARIC, l'Agenzia regionale per l'informatica e la committenza, per completare l'intervento Cruscotto Lavoro, previsto nel piano operativo FSE Abruzzo 2014-2020. Le attività ancora necessarie proseguiranno e verranno completate entro gennaio 2022. Si tratta di attività oggetto del contratto intercorso tra l'Agenzia ed il raggruppamento temporaneo di imprese composto da ETT SPA, Giacomo Brandolini, Euroinformatica ed IFM. L'obiettivo è quello di realizzare una piattaforma di business intelligence da mettere a disposizione del Dipartimento del Lavoro e di sviluppare il portale e il modulo per l'apprendistato. ARIC svolgerà attività di direzione di progetto fino alla conclusione dei lavori e al collaudo. È stato pubblicato l'avviso trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, misura 5.69 del programma europeo FEAMP, che prevede una dotazione finanziaria di 1 milione di euro. Lo ha reso noto il vicepresidente della giunta regionale con delega alla pesca, Emanuele Imprudente. Gli interventi ammissibili vanno nell'ottica della sostenibilità, della sicurezza e tutela della salute e delle condizioni di lavoro, oltre che a supporto della trasformazione delle catture di pesce commerciale non destinate al consumo umano e alla trasformazione di prodotti e processi nuovi o migliorati. Puntiamo a contribuire al risparmio di energia e a ridurre l'impatto sull'ambiente, compreso il trattamento dei rifiuti, e a migliorare la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro, ha continuato Imprudente. Nella fase di ripartenza del tessuto socio-economico abruzzese, conseguente all'emergenza da Covid-19, la Regione, ha concluso l'assessore, ritiene fondamentale sostenere la tutela dei lavoratori, dell'industria di trasformazione e sistemi di sicurezza, di gestione e di organizzazione connessi. Regione Abruzzo e Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati a Pescara, nella sede dell'Assessorato alle Politiche Agricole, hanno sottoscritto una convenzione valida per 3 annualità che consentirà, negli uffici del Dipartimento dell'Agricoltura, lo svolgimento di tirocini, anche in modalità analoghe al lavoro agile, nel periodo di durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della durata massima di 18 mesi, necessario per l'accesso agli esami di abilitazione dei giovani diplomati iscritti nel registro dei praticanti dei collegi dei periti agrari e dei periti agrari laureati. A sottoscrivere la convenzione sono stati il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente ed il presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari Mario Braga. La convenzione stabilisce che la partecipazione ai tirocini è volontaria e gratuita, essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei giovani diplomati iscritti nel registro dei praticanti dei collegi dei periti agrari e dei periti agrari laureati.